Cari amici del Mauto, benvenuti a tutti al nostro appuntamento settimanale con i Mau Talks. Sono Mariella Mengozzi, il direttore, e vi do il benvenuto e vi ringrazio sempre dell'attenzione, vi do un attimo di tempo per collegarvi e vi ringrazio anche per averci seguito così numerosi negli appuntamenti scorsi. Questa sera abbiamo un appuntamento, diciamo un po' diverso perché è un museo che non tratta in particolare di automobili, è un museo che ci racconta, parla di arte grafica, cultura, diciamo di tipo di comunicazione un po' in senso lato, come ci racconterà il suo direttore Nicoletta Ossanna Cavadini, che adesso incontreremo. Ed è un museo a cui siamo affezionati perché abbiamo già collaborato insieme per una mostra congiunta che al Mauto si tenne nel 2019 e invece inaugurò a Chiasso nel 2018, fine del 2018, fu una delle prime mostre a cui io come direttore del Mauto ho collaborato. È una mostra che era particolarmente interessante e di cui poi vi parleremo ed è quindi il primo appuntamento che facciamo all'estero, anche se in un paese vicino, a Chiasso, in Svizzera. Quindi ora credo che sia già giunto il momento per collegarci con Nicoletta, quindi vado a vedere se ci sta aspettando e provo a fare il collegamento. Datemi un momento. Max Museo, eccolo qua. Vediamo se Nicoletta dovrebbe essere in attesa. Sembra che ci siamo. Sì, adesso ci Ecco. vediamo. Bene, bene, ciao Nicoletta, Ciao, salve, eccoci. salve. Dobbiamo essere un Eccoci pochino qui. Perfetto. finalmente, molto bene, Allora, grazie, finalmente grazie. ci siamo. Allora, intanto scusami, sai, accelero un po' perché abbiamo perso qualche minuto e non vorrei, diciamo, poi non avere tempo di coprire tutti gli argomenti. Intanto vorrei che tu ti presentassi, Nicoletta, perché tu sei italiana, ma tu non sei di Chiasso di origine, no? Sì, no, non sono di Chiasso, ma sono anche, ecco, stiamo facendo una postazione più vicina a un collegamento che funziona. È troppo verticale? Ecco, ci siamo No, qua. ti vedo benissimo, Siamo adesso ti nel vedo bookshop bene. del Max Museo. Ecco, così Ok, siamo perfettamente all'interno del Max Museo. Ecco, bene. sì, in questo caso siamo in un territorio di confine, nel Canton Ticino, idealmente quindi di cultura italiana e di lingua italiana, meglio dire. E in questo caso molti nel territorio di confine hanno le due nazionalità, e in questo caso anch'io, quindi Svizzera, io, nativa, diciamo, Adozione. italiana e poi Svizzera. Per la maggior parte della vita. Ok, da quanto tempo sei direttore del Museo Max di Chiasso? 10 anni. Quest'anno 10 anni. abbiamo fatto, diciamo, festeggiato in pieno lockdown il 10º anno di direzione del Max Museo, con tanti progetti alle spalle. Così abbiamo pensato e abbiamo cercato di connetterci sempre di più proprio con il sistema di rete e cercare di comunicare molto anche con questo. Ma certo, adesso poi ci racconterai un po' delle iniziative perché io ricordo quando ti ho conosciuto che ero rimasta veramente ammirata dalle tante collaborazioni che avete avviato. Ma intanto raccontaci prima di questo museo, del Max Museo, quando è nato, come è nato, quali sono le finalità, diciamo quello che è proprio la collezione che avete, insomma, come si inserisce anche nel territorio di Chiasso, di questo Canton Ticino. Raccontaci. Certo, il Max Museo di Chiasso è il più giovane museo del Canton Ticino. E siamo sul confine, diciamo, quindi sulla città di confine, città svizzera, che storicamente ha sempre avuto delle relazioni molto importanti con l'Italia, ma anche con Zurigo. Quindi Zurigo e Milano sono le due grandi città di riferimento. In questo, simbolicamente, il Max Museo le rappresenta perché
è dedicato alla grafica, al design, alla comunicazione visiva, come dicevi bene tu precedentemente, e in questo Sì, stavo. acronimo piccolino, che è M puntato A puntato X puntato, è Museum Art X, quindi il museo dell'arte più incognita, cioè dell'arte grafica, che è quella di più facile realizzazione, sia con gli stampati, ma anche con la grafica legata alla grafica d'arte o al graphic design, e che entra nel mondo dell'arte, la influenza fortemente e ne porta dei contributi innovativi, proprio perché fosse più veloce e anche più incognita. In questo, il Max Museo è stato fondato dalla fondazione Max Huber Kono, quindi dalla vedova del grande grafico svizzero Max Huber, che è nato a Bar, nel cuore proprio della Svizzera di lingua tedesca, nel 1919. E ha frequentato la Kunstgewerbeschule, cioè la scuola di arte applicata, che lo ha portato quindi a una conoscenza tecnica, ma anche una conoscenza pragmatica, molto legata alla cultura svizzera, ovviamente. La Svizzera è particolarmente forte, è particolarmente presente nel panorama artistico mondiale e europeo per la sua grafica, una grafica essenziale, una grafica concettuale, una grafica capace di essere immediata, di facile lettura, il carattere elvetica proprio è Eh questo, già, eh già. e nello stesso tempo anche di grande genialità. Cioè nel suo concetto, proprio con la Konkret Kunst, dà una visione estremamente articolata, ma anche essenziale. E Max Huber è tutto ciò. Comincia a lavorare nel cuore della Svizzera, però sarà attratto dalla grande Milano, dalla grande metropoli di Milano, e farà da ponte praticamente tra Zurigo e Milano per una parte della sua vita. Un'altra parte risiederà a Milano e un'altra nel Canton Ticino, in particolar modo a Chiasso, dove amava questo territorio di frontiera, di confine. E qui, per volere appunto della vedova e della fondazione Max Huber Kono, è sorto nel 2005 il Max Museo. Nel primo periodo è stato gestito dalla fondazione, con il 2010 è entrato come struttura pubblica all'interno del panorama del Centro Culturale Chiasso. Con questa definizione si trova il Cinema Teatro, la storica struttura di incontro di Chiasso e di tutto il suo territorio, costruito negli anni 30 in una visione Bellissimo, di bellissimo. corrente Novecento. Ce l'abbiamo proprio vis-à-vis e quindi facciamo anche tutta una sorta di incontri, di approfondimenti e anche di spettacoli in connessione con le attività del cinema teatro. E tu lo conosci bene perché l'abbiamo Eh sì, inaugurato la mostra proprio all'interno di questo sì, ricordo spazio, bene. che è un cinema atmosferico, uno dei pochi cinema esistenti, cinema teatro ovviamente, con una bellissima decorazione su tutto i 300 metri quadrati del plafone, con i suoi 500 e 30 posti a sedere, quindi una struttura molto accogliente che ha la sua particolare storia. Di fronte è sorto il Max Museo, che ha un linguaggio di architettura contemporanea estremamente essenziale nelle sue forme, minimalista, e anche però di grande funzionalità, di grande piacevolezza, perché è ricoperto con un vetro Uglas che quindi di sera, come adesso, è tutto illuminato come una grande Sì. lanterna che illumina anche la città Vi in una. invito a vedere il sito del Max Museo Sì. perché ci sono delle immagini anche molto belle, ma è veramente dal punto di vista anche architettonico molto interessante. E poi adiacente c'è lo spazio officina, che è un Lo termine che a spazio. noi sta caro. Sì. Lo spazio officina, che era una officina, quindi un'autorimessa, dove c'era addirittura la vasca galvanica e si riparavano le automobili. Proprio da questo aspetto, ristrutturato, 500 metri quadrati in pianta libera, con tutta la carpenteria metallica,
è stato ristrutturato dagli stessi architetti progettisti del Max Museo, Fiaduri Scialdo Nolli. Una coppia allora di architetti giovani emergenti, oggi famosi. Quindi abbiamo anche un panorama dell'architettura contemporanea proprio all'interno della struttura del Centro Culturale Chiasso, con il suo teatro storico di Americo Merazzi e con questi due edifici, l'uno ex nuovo, il Max Museo, e l'altra ristrutturazione dagli stessi architetti, lo spazio officina. Queste sono anche strutture molto flessibili che ci permettono di creare tante attività in sinergia e anche delle mostre molto particolari come quella che abbiamo ideato assieme, e cioè auto che passione, e quindi dal design dell'automobile alla grafica che comunica con grande livello, con grande qualità proprio per i suoi committenti importanti. Questa forza innovativa dei motori e quindi delle automobili. E Infatti. abbiamo potuto quindi esporre 12 automobili Esatto. significative, ritenute icone della cultura del design automobilistico nello spazio officina, e all'interno del Max Museo invece tutta la parte legata ai grandi manifesti, alla cromolitografia, alle prime brochure, ai calendari. A tutta quella comunicazione molto particolare e anche dei gadget, la famosa penna Aurora Certo. collegata con Certo. Ma l'automobile Bugatti. come posso chiedere come, perché diciamo noi l'abbiamo un po' finalizzata anche insieme, abbiamo contribuito anche con dei materiali in entrambi, sia auto che nella parte grafica, come dicevo, anche noi il nostro centro di documentazione possiede delle diciamo, testimonianze importanti anche dell'epoca, d'inizio secolo scorso, ma l'idea della mostra era comunque venuta a voi, a te, insomma siete stati voi a proporcela. Com'è nato l'interesse per le automobili, diciamo, per il Max Museo, l'idea di creare questa mostra, visto che venivate da altre esperienze, anche, diciamo, dal punto di vista, diciamo, culturale molto diverse, perché avete avuto anche collaborazioni con altri musei importanti in Italia, diciamo, molto lontani dal nostro mondo. Come vi è venuta questa idea? Adesso posso dirci. Abbiamo un comitato scientifico internazionale estremamente importante, molto articolato, in cui ci sono figure legate a graphic design, ci sono figure legate a direttori di musei del Canton Ticino, piuttosto che anche a grandi studiosi. E per andare incontro anche a quella che è un'attesa di un pubblico molto eterogeneo, che sono i grandi cultori, coloro che della grafica non si perdono neanche una mostra in tutta Europa, piuttosto che anche dei appassionati legati più a una cultura artistica in senso lato, e anche a persone che, un pubblico diciamo di neofiti, che scopre che un oggetto quotidiano è in realtà un oggetto d'arte, è un oggetto concepito con una visione di grande cultura. E legato a un aspetto ergonomico, un aspetto di design, a un aspetto tecnico, a un aspetto di comunicazione, a un aspetto piacevole, a un aspetto di bellezza. E Certo. come la grafica spesso di questi oggetti particolarmente studiati hanno anche dietro una committenza illuminata, che sono diciamo gli imprenditori che scelgono dei grafici di alta qualità, di alta cultura. Pensiamo a come anche nel campo automobilistico, da Metlikowitz agli stessi grafici anche più contemporanei, per arrivare ai giorni nostri, hanno scelto sempre alti livelli per riuscire a stupire il fruitore. E quindi ecco che l'insieme di questi elementi fa sì che ideiamo delle mostre, concependo anche dei grandi possibili prestatori che sono collezionisti, ma che sono anche istituzioni museali importanti per quanto riguarda la grafica. Abbiamo appunto le Due Anime, la Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli a Milano, ma il grande museo Kugelsfaltung a Zurigo, che quindi ci fanno anche come prestatori.
in un momento in cui pensiamo che Max Huber disegna negli anni 50 e 60 i grandi e bellissimi manifesti per le corse di Monza. Quindi c'è sempre dentro anche l'anima, diciamo, del grande maestro, Max Huber, ma nello stesso tempo in una visione estremamente più ampliata e avvincente, che con Plinio Codognato, piuttosto che poi anche fino agli ultimi, diciamo, espressione di grafici contemporanei, si inseriscono nella visione dell'abbinamento tra fotografia e grafica e quindi anche in un linguaggio estremamente E per attuale. voi, adesso poi aveva collaborato anche il professor Turinetto, Marco Turinetto, che salutiamo, no? Del Politecnico di Milano, il professore Certo. di design, che aveva anche collaborato proprio nella selezione dei modelli, della ricerca dei modelli che più rappresentavano l'evoluzione del design, no? Automobilistico. Ma poi vi siete cimentati anche quindi nella relazione con i collezionisti, addirittura avevate addirittura dico perché insomma è un mondo molto diverso, ma anche un simulatore di guida, no? Avevate inserito a Chiasso, quindi c'è stata un po' una rivoluzione dal mio punto di vista, insomma, all'interno del museo, un mondo un Voi ci siete po'. stati da maestri però, No, perché vabbè. nel momento in cui si pensa a una mostra come questa, ovviamente sono andata a vedere e a prendere contatto con strutture museali preposte proprio allo studio specifico dell'automobile e in particolar modo il grande Museo dell'Automobile di Torino, il MAUTO, è stato per noi un piacere assoluto sia nella grande quantità della collezione presente, visibile, ma anche quella non visibile, e del laboratorio di restauro e nello stesso tempo anche del simulatore. Ricordo perfettamente questo pubblico affascinato, soprattutto famiglie con bambini, vicino al bookshop e al bar, alla caffetteria, era rimasta colpita. Quindi è stato bello e particolare fare una sinergia con Zurigo e in questo caso, per non fare reclama, comunque abbiamo avuto una ditta che ci ha così sponsorizzato un simulatore addirittura di coloro che i piloti come si allenano in caso che non possono fare i circuiti e quindi era particolarmente piacevole vedere anche famiglie che erano attratte da Cimentarsi questo. alla vita, certo. Tra Sì. l'altro volevo anche così creare anche questo ulteriore collegamento tra grafica e anche museo perché ho citato il nostro fondatore, no? Carlo Viscaretti, che era grafico pubblicitario di cui abbiamo prestato anche materiali. Ma anche il nostro logo, il logo del MAUTO, non so se Nicoletta ne avessimo parlato, ma è stato disegnato dalla grande agenzia Armando Testa, che è comunque in Italia, almeno oggi, insomma, ai giorni nostri, è una grande, no, fucina anche di talenti e di opere, di creazioni, di comunicazione molto evoluta. Devo dire che il logo del MAUTO è sicuramente un logo molto ben costruito, molto ben congegnato, quindi Certo, Armando sì, Testa è poi lo molto si ricorda illustrativo. moltissimo anche per la grafica legato all'aperitivo e quella è stata un'altra mostra che abbiamo fatto appunto legata alla grafica per l'aperitivo perché è collegata alla storia di Chiasso topografica di cui qui non mi dilungo, ma è stato molto interessante poter invece che avere in questo caso le automobili. Avevamo tutto un sorto di appuntamento di cocktail particolari, sia con bicchieri, perché nasce una modalità diversa dell'incontro al bar e quindi anche l'arredamento, le sedie, e nello stesso tempo l'oggettistica e i bicchieri, e con una serie di barman abbiamo bevuto moltissimo durante quella mostra. Fantastico. Ah, tra l'altro parlando di come la grafica adesso a volte si tende a vederla in modo così puramente, no, come dire, superficiale, un po' la parte, diciamo, esteriore, ma appunto concettualmente recepisce dei contenuti molto molto importanti, almeno la grafica quella,
di un certo livello, naturalmente. Ricordo che nella mostra Auto che Passione proprio si trattò anche di alcune opere, vere e proprie opere, che erano state anche, come dire, bloccate proprio dalla censura. Erano opere che erano già molto evolute, no? Vedevano la rottura dell'automobile, quindi il cambiamento sociale che l'automobile stava portando, che ha portato cambiamenti anche nel modo di vestire, l'abbigliamento, cioè, ma proprio modalità di stili di vita completamente nuovi. E anche nella grafica c'erano state delle interpretazioni abbastanza di rottura che erano state, no, bloccate. Ricordo che tu avevi, cioè, censurate proprio, avevi fatto anche qualche commento riguardo a questo. Credo che sia interessante scoprire come l'interpretazione grafica anche rifletta un cambiamento sociale di questo tipo. Certo, nel caso specifico è sorprendente sempre come quasi in ogni mostra che trattiamo capita la censura verso la grafica perché è più avanti del proprio tempo. Oggigiorno ci sembra una cosa incredibilmente da non censurare, ma perché ai nostri occhi ormai abituati con diverse altre immagini e media non ci rendiamo nemmeno conto quanto questa grafica fosse osée. O quanto in realtà pensiamo allo stesso Marcello Dudovic presentasse con la balilla queste bellissime giovani donne, però presentate con le spalle e quindi con le forme sinuose rese molto evidenti, in cui la morbidezza del design dell'automobile veniva accompagnata dalla morbidezza delle forme femminili e come soprattutto in anni anche di autarchia, in cui la visione della donna era relegata a un certo tipo di ruolo, alcuni elementi troppo avanti, troppo moderni per quei tempi, venivano così censurati e non potevano, dobbiamo ricordarci che la grafica in quel momento era soprattutto all'esterno, con questi bellissimi manifesti cromolitografici che facevano la scenografia di strada e quindi un pubblico illetterato che non aveva tutti i mezzi come noi abbiamo oggi per poter conoscere e vedere anche un'evoluzione di una comunicazione, rimaneva così sorpreso, allibito, ammaliato da queste figure ed ecco che quindi la grafica giocava al limite tra una sapienza iconografica e dall'altro lato ha una volontà di comunicare in una maniera un po' più osée e quindi aperta a un futuro che di lì a poco sarebbe stato molto vicino. E colori, forme sono ammaglianti e molto belle. Senti Questo. Nicoletta, al di là della mostra Auto che Passione, il mondo dei motori vi è rimasto così legato? Avete in mente altre mostre in questo ambito oppure è stato un caso isolato? No, no, non è mai un caso. Quello che programmiamo è sempre studiato secondo un percorso e anche un crescendo che fidelizza un pubblico che spesso è portato anche a vedere mostre come queste facendo molti chilometri, organizzando fine settimana appositamente, ecco quindi la cultura con il territorio. Il concetto di progetto integrato di mostra, come abbiamo fatto col Mauto, è stato molto importante, cioè l'abbiamo concepito assieme, il catalogo ha nel colofon tutte e due le istituzioni Molto museali, bene. i contributi sono fatti assieme, con anche il tuo saluto di apertura, ma con Biscaretti nell'insieme. Soprattutto Ilaria Pane e Paola Masetta, che salutiamo, che sono Esatto, con il tuo staff bellissimo dell'archivio che ha partecipato nell'insieme. Il ponte con l'università e quindi, come abbiamo citato prima, con Marco Turinetto, con il Politecnico e con il tema del design legato quindi a una cultura in cui della Lombardia che abbiamo alle porte molto, molto intensa e molto preparata e nello stesso tempo anche molto collegata con interessata a questi temi. E poi anche con Maria Cannella c'è un bellissimo saggio di come cambia la moda femminile per poter entrare nell'automobile. Anche qui,
docente all'Università di Storia della Moda, per cui c'è questo sguardo trasversale in cui l'automobile, quando arriva, cambia anche proprio tutta una modalità di rapporto con la società e con il piacere, però sempre legato al design e alla grafica. E l'elemento dei trasporti, che poi è stato essenziale nella conoscenza anche con il vostro museo, il prestito significativo di macchine storiche, la famosa Prinetti, che apre con la fine dell'Ottocento, proprio questa visione di icone delle macchine che sono pubblicate nel catalogo, appunto Schirà, con una grande distribuzione mondiale in due lingue, italiano e inglese, e quindi con appassionati che lo possono trovare in libreria, ma anche nei nostri due bookshop che ci uniscono sempre con questa visione. E quindi il progetto integrato di mostra, mostra che poi è venuta al Mauto, ma dove tutte e due le strutture dei musei erano presenti sia nell'inaugurazione a Chiasso e sia nell'inaugurazione a Torino. Quindi anche uno scambio di, come dire, di know-how, di capacità, di competenze che sono complementari. E il piacere che anche l'associazione Amici del Max Museo di Chiasso, attraverso queste gite che hanno però sempre una rete culturale dovuta ai contatti che abbiamo dovuto sviluppare con piacere durante la creazione della mostra, quando c'è stata a Torino la mostra, abbiamo potuto fare anche un percorso molto automobilistico a Torino e molto approfondito. E poi avete avuto l'intervento anche di Mike Robinson, no? Che era venuto. Assolutamente, certo. Quindi ci sono state delle conferenze dove si è approfondito il tema del design e il tema anche di dove e quale sarà l'automobile del futuro. Quindi Mike Robinson ci ha affascinato con lo sciame e quindi ci ha anche un po' atterrito in questa visione in cui la macchina non sarà poi più propriamente così nostra, ma probabilmente sarà molto più vicino questo di quanto noi pensiamo. Ecco, credo che anche queste mostre possano servire un ampio pubblico a chinarsi su quelli che sono temi anche legati all'ambiente, alla macchina elettrica, alla macchina al metano, a sistemi alternativi, e quindi si toccano tutta una sorta di tematiche molto attuali, molto vicine e molto significative, che tante volte non ci rendiamo conto l'implicazione di elementi come quelli del trasporto. Per rispondere alla tua domanda, ecco che con il comitato scientifico avevamo proprio impostato una sorta di percorso di temi e di oggetti legati al trasporto. L'auto sicuramente è quella che coinvolge tutti noi e quindi siamo partiti. Auto, che passione, perché per un'automobile si possono fare follie, ecco. E anche i costi dell'automobile. E il design, devo dire, certo. E poi il design è anche un tema che è molto vicino all'evoluzione del design a quello assolutamente della grande. Siamo, diciamo che l'attuale situazione pandemica ci ha un po' bloccato, ma siamo in procinto a settembre di inaugurare un'altra mostra molto importante, che è I treni tra arte, grafica e design, in questo caso dai futuristi, quindi dall'esordio proprio anche degli artisti, come interpretano l'importanza di questo nuovo mezzo, della strada ferrata, appunto, del treno, e vedendolo sempre attraverso la comunicazione, quindi i grandi manifesti, i menu che all'interno del treno, della carrozza ferroviaria venivano fatti, tutta l'oggettistica fatta appositamente per il treno, il design anche delle sedute, dei tessuti, delle boiserie, delle bellissime dall'Oriente Express allo Shinkansen giapponese, sì. Assolutamente sì. E Chiasso è stata nominata dal 1932 la stazione ferroviaria internazionale, quindi una stazione con quello che Max Huber diceva, che amava stare a Chiasso perché aveva un mare di binari.
quindi una superficie grandissima, difatti si vedono tantissimi binari arrivando a Chiasso. E quindi l'elemento del treno, l'arrivo della ferrovia internazionale, ma soprattutto l'elemento del treno che congiunge e ci avvicina moltissimo, pensiamo all'ultimo traforo importante, più importante dell'Europa, la Transit, che quindi con il grande tunnel sotto alle Alpi, e nello stesso tempo il recente tunnel del Monte Ceneri, che ravvicina sempre di più i luoghi attraverso la velocizzazione del molto treno. Ecco, quindi arriveremo fino ai treni verticali, quindi ha anche lì una visione assolutamente innovativa, ma che riporta alle radici della conoscenza del tragitto lungo, i primi grandi lunghi tragitti e quindi i grandi trasporti, i momenti che uniscono le forze. E bellissimo, lì saremo con un progetto integrato con il Museo Nazionale Italiano delle Ferrovie, che è a Napoli Portici, in quanto i Borboni in Europa sono stati i primi, poco dopo i reali inglesi, a creare la prima tratta ferroviaria, e lì c'è un museo meraviglioso, però molto simile al vostro, cioè con gli oggetti, cioè in questo caso sono le carrozze, ma non c'è la grafica. E allora in questo caso da noi c'è la grafica, sì, da noi sì, c'è voi la avete grafica. L'archivio appositamente, no, ma anche nell'allestimento, nel percorso, sì, abbiamo tutto scenografato proprio da François Confinot. Sì. E poi prossimamente speriamo di collaborare ancora, perché abbiamo in programma appunto la motocicletta, e quindi ecco che bellissimo, ci ritroveremo sulla motocicletta. Bene, anche noi avremo una passione incredibile di moltissimi, e dove anche lì la grafica e la fotografia ha fatto un'epoca nella comunicazione della motocicletta. Senti Nicoletta, volevo solo citare che anche grazie a tutte queste collaborazioni, ne abbiamo citate solo alcune, ma tu hai collaborato con veramente le eccellenze, almeno in Italia, hai lavorato anche col Centro Archeologico di Pompei, è vero, hai fatto delle mostre davvero con delle ricerche, addirittura proprio Nicoletta ha fatto delle ricerche, delle scoperte importanti proprio nella... Indagato dalla grafica storica, e quindi la trasmissione della conoscenza attraverso la grafica. Il grafos, il segno, è il primo modo per poter trasmettere una conoscenza. E quindi tante volte noi non ci rendiamo conto che le scoperte si sono potute divulgare, come quelle di Pompei e Ercolano, grazie proprio alla comunicazione attraverso i segni, e quindi a queste bellissime poi incisioni, quindi acqueforti, fino ad arrivare poi alle litografie acquerellate, alle prime fotografie. E quindi l'idea che noi abbiamo di un luogo è dato proprio attraverso la conoscenza del suo sistema di rappresentazione. Quindi diciamo, grazie, ti interrompo perché abbiamo ormai veramente pochissimi minuti. Volevo citare il fatto che grazie a tutte queste iniziative veramente molto interessanti, alla qualità delle ricerche e dei materiali che proponete, il Max Museo ha ricevuto anche un premio molto importante nel 2019, credo, vero? Dalla Fondazione Doran. Il premio Doran è svizzero, quindi l'abbiamo ricevuto a Zugo, anche lì nel cuore della Svizzera. E è un premio che viene dato all'eccellenza della cultura, in questo caso la prolusione l'ha fatta Isabelle Chassot, quello che è l'equivalente del ministro della cultura per svizzero rispetto all'Italia, e ci ha definito il faro della cultura a sud della Svizzera. Infatti noi siamo... E da lì è venuta l'idea di lanciarvi nella comunicazione a luce. Sì. Da lì abbiamo elaborato un anno fa un sistema di social che riprendesse sempre i temi legati alla luce, e quindi abbiamo ideato dei piccoli filmati che raccontano di noi e delle mostre, che si chiamano scintille, e quindi cominciano proprio con tutto un elemento fluorescente. E si ritrovano poi sul canale YouTube del nostro website del Centro Culturale Chiasso. Ma abbiamo fatto Ti accendo un'idea,
sono delle schede di laboratori didattici per bambini che possono essere scaricate dai genitori anche dal nostro sito. I laboratori li facciamo anche qui, ma per coloro che lo vogliono fare a distanza, e quindi è bello perché anche i genitori così poi possono seguire e occupare i loro piccoli con la grafica e con il metodo Munari. E ancora una volta le perle, che sono delle grafiche prese dalla nostra collezione, delle donazioni. Abbiamo in media, adesso abbiamo raggiunto una grafica quasi due al giorno, 1,9 per l'esattezza, donate. Quindi abbiamo un gruppo di filantropi, amici, cultori, collezionisti, artisti, che appunto donano al Max Museo per il proprio archivio, per le esposizioni, un fondo importante. Ecco, questo vengono splittate sui social, quindi su Facebook, su Instagram, con un'immagine e una piccola scheda, e così divulgati nell'etere piacevolmente. Però abbiamo fatto anche mostre, per ritornare anche alle nostre collaborazioni con entità oltreoceano, come a Città del Messico, con il Museo della Estampa, quindi che è un museo della grafica raffrontato a noi, e abbiamo portato il Fluxus, quindi un movimento artistico estremamente innovativo che nasce nel 1962 e che innova proprio la metodologia di comunicazione della grafica, con un panorama che potremmo dire veramente di tantissimi artisti contemporanei, e che è stato fatto qui a Chiasso, portato a Città del Messico, perché il logo del movimento Fluxus riprende la Pedra del Sol, che è conservato a Città del Messico, e quindi c'ha una connessione anche con una cultura maya, con una cultura particolare. Ma anche altre mostre che sono state portate all'École du Design di Montreal, ad esempio, come la mostra di Hans Weibel, di cui qui abbiamo tutto il fondo donato. Era il giovane di studio di Max Huber, ossia il grafico a lui più vicino, e così ha voluto dare onore a questo voluto, suo passato. Certo, certo. Ed è recentemente scomparso. Appunto, sì. È stato così commemorato a Chiasso e Montreal. Ecco, abbiamo fatto un po'. Io devo ringraziarti, siamo già un po' oltre i nostri tempi massimi, ma è stato veramente, poi con te si potrebbe chiacchierare davvero molto più a lungo. Io direi è reciproco. Senti, Mariela. Nicoletta, solo per dirlo ai nostri ascoltatori, il museo è chiuso adesso? Purtroppo, vero? Sì, fino al 28 di febbraio. Con il primo di marzo speriamo il primo di marzo è lunedì, quindi martedì speriamo di aprirlo con una mostra molto particolare, che è la reinterpretazione del classico nel filone della grafica storica, e quindi con l'illuminismo, questo ritorno al classico visto nel disegno dei monumenti, ma poi visto anche nella vedute, nei panorami, nella nuova scoperta del viaggio del Grand Tour, e quindi nell'insieme questa radice che ci portiamo sempre con noi del riferimento al classico è anche visto proprio attraverso il segno della rappresentazione di ciò che ci circonda. Fino a quando ci sarà questa mostra? Fino al 5 settembre, con tutta una sorta di eventi. Quindi avremo tempo di venire a Chiasso a trovare. Ci sono, esatto, da Winkelmann, la Svizzera. Esatto, la Svizzera è comunque un paese in cui la passione per l'automobile è fortissima, quindi si sente, ci sono tantissime collezioni, ci sono altri musei importanti. Certo. Comunque ti posso già fare l'invito per il 18 settembre, sabato 18 settembre, che ti aspettiamo qui con noi per l'inaugurazione della mostra sui treni tra arte, grafica e design. Ci sarà la sede tutta la parte grafica nel Max Museo, mentre le carrozze, ci saranno 6 carrozze storiche nei binari morti di Chiasso. Quindi una mostra molto particolare, che ricorda però, e ricorderà anche verbalmente, lo ricorderemo insieme,
la mostra Auto che passione. Bene, Nicoletta, grazie, grazie tantissime. In bocca al lupo per queste nuove iniziative e speriamo che si superi presto questo periodo e poi di vederci di nuovo di persona. Certo. Un abbraccio sarà e un caro piacere. Saluto a tutte. Ciao, grazie arrivederci. Nicoletta, arrivederci. Ciao, ciao. Ecco, chiudo la diretta. Allora vi confermo, qualcuno ha chiesto che questa conversazione sarà comunque disponibile a partire da domani sul nostro nostra pagina Instagram TV, ma anche sulla pagina del Max Museo, Instagram del Max Museo, che riceverà e pubblicheranno anche loro questa nostra chiacchierata. E quindi vi saluto, vi ringrazio, scusate, vi abbiamo preso un po' più di tempo, ma le cose da raccontare sono veramente tante, sempre interessanti. Vi do appuntamento martedì prossimo invece con il museo Auto World di Bruxelles, con il direttore Sebastian de Baer, che conosciamo già da tempo, e quindi avremo modo di chiacchierare. Sarà una conversazione questa volta in inglese, ma che poi pubblicheremo anche con i sottotitoli. Però chi di voi vorrà ascoltarci, vi aspettiamo martedì prossimo sempre alle 18. Vi ringrazio dell'attenzione e un caro saluto a tutti. A presto!